Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. La mia faccia penso che si veda dalla mia faccia, mi sono appena svegliata, ma adesso facciamo skincare, make up, tutto quanto e miglioriamo la situation. Non riesco neanche a parlare. Siamo a Trieste, in queste vacanze ogni video che faccio sono in una città diversa, quindi la prima cosa che specifichiamo è che siamo a Trieste, abbiamo fatto 2 giornate qui a Trieste, ieri siamo stati al mare. Bellissimo, è stato bellissimo tornare nel mio mare, e anche se ovviamente non è quello della Sardegna, ma insomma è stato bellissimo. Siamo usciti con tutti i miei amici, il mio ragazzo ha conosciuto mia mamma e mio papà e oggi facciamo di nuovo colazione con mia mamma e poi mio papà ci accompagna in aeroporto perché oggi ritorniamo ad Amsterdam. Nel frattempo iniziamo con la skincare. Questa è la crema occhi di Yepoda, è l'ultimo prodotto, uno degli ultimi prodotti usciti di questo brand e mi piace un sacco perché oltre ad essere idratante nutre anche molto molto bene la zona, me la lascia idratata a lungo e come sapete io adoro le creme occhi che sono molto molto dense e questa è super densa e non si muove. Quelle liquide secondo me non idratano abbastanza e ragazzi una figata di questa crema è che vi giuro ne basta pochissima. Inizialmente applicavo la stessa quantità che avrei applicato con altre creme ed era decisamente decisamente troppo, quindi calcolate che questo barattolino vi dura una vita. Io lo sto utilizzando da 3 mesi e guardate sono tipo un po' oltre la metà. Sono un po' triste che è questo perché siamo partiti il 6 di giugno ed oggi è il 22 e quindi è dal 6 di luglio, scusate ma che sto di... Siamo partiti il 6 di luglio e oggi è il 22 e non vedo i gattoni ragazzi dal 6 di luglio, mi mancano un sacco, quindi sono super contenta di rivedere Gatto Denver e Gatto Stellina oggi, però mi dispiace che queste vacanze siano finite veramente in 2 secondi, cioè non lo so, il tempo vola quando ti diverti, ma sapevo che sarebbe stato così, quindi in realtà sono comunque felice perché torno ad Amsterdam, torno dei gattoni, quindi insomma, e poi so che tornerò in Italia presto perché in realtà a Trieste penso di tornare se non il prossimo mese a settembre. Continuiamo con la crema per il viso, questa è la The Make My Day Cream, ovviamente versione da viaggio. I prodotti travel size di Yepoda mi salvano la vita perché altrimenti dovrei portarmi dietro tutto il flacone gigantesco e con questi sono riuscita a risparmiare un po' di spazio nel mio beauty case che tra l'altro sono una figata perché si possono ricaricare, quindi io con il full size a casa apro questo mini e vado a riempirlo con appunto il prodotto, quindi si acquistano una volta e poi si possono riempire. Questa è la crema che utilizzo solo la mattina di Yepoda perché per la sera, so se ce l'ho qui, no mi sa che è di là, ma ho la, la maschera quella viola. Sempre di Yepoda ho portato anche il detergente, questo l'ho utilizzato in doccia, è il appunto il detergente per il viso, si chiama The Bubble Double e ragazzi l'ho utilizzato dal appunto da quando siamo partiti, dal 6 di luglio, calcolate che fino al 22 questo è il prodotto che ho utilizzato, cioè dura una vita e questo è il mini size perché in realtà il full size che è gigantesco ce l'ho a casa e anche questo lo ricarico, quindi calcolate che veramente vi durano un sacco. E altra cosa di Yepoda che ho portato ma che ho finito è il The Calm Balm, questo è il balsamo struccante e sì, finito ma perfetto, mi è durato giusto in queste giornate e stasera a casa avrò di nuovo il mio full size. Questo è lo struccante in balsamo che però si scioglie con il calore delle mani e poi diventa olio e strucca tutto senza bruciare gli occhi e senza irritare la mia pelle. L'unico prodotto di Yepoda che ho dimenticato e che volevo assolutamente avere con me è la Mist Have, che è lo spray rinfrescante e idratante che io in estate quando fa caldo adoro e avrei tanto voluto averlo con me nelle giornate calde perché appunto si spruzza sulla pelle, non rovina il trucco, quindi si può spruzzare anche sul make up e ti dà questa sensazione rinfrescante e nel contempo idrata anche la pelle. Per Yepoda come al solito un codice sconto se volete acquistare, io non ci guadagno mai niente ma ve lo lascerò qua in sovraimpressione e vi lascerò il link diretto al sito anche giù nel box informazioni. Ricordate che Yepoda è uno dei rarissimi brand che offre garanzia soddisfatti o rimborsati, quindi se i prodotti
che acquistate non vi piacciono entro 30 giorni potete avere il rimborso completo di quello che avete speso. E ve lo dico sempre, questo denota molta serietà, perché appunto pochi brand lo fanno, ma sanno il valore che hanno i loro prodotti. Adesso facciamo un trucco abbastanza veloce, perché ovviamente io sono sempre in ritardo, cioè io non lo so, io passo la vita a programmare la sveglia pensando vabbè domani avrò abbastanza tempo, poi in realtà non succede mai, non è mai così. In realtà non abbiamo particolarmente fretta, ma voglio prendermi un po' di tempo per fare colazione appunto con mia mamma prima di ripartire, perché poi non la rivedo per mesi e quindi non voglio farla aspettare. Naturalmente iniziamo con il primer viso, questo è il Mineral Matte Sunscreen di Sugar Goop, è protezione 40, io di solito preferisco i prodotti con protezione 50, ma questo non è niente male perché ti dà anche un effetto opaco ed è ottimo come base. Naturalmente lo consiglio di più a chi ha la pelle mista, grassa, se avete la pelle secca eviterei questo prodotto perché è molto opacizzante, cosa che però a me serve soprattutto in estate, ragazzi. Io non vedevo l'ora di stare un po' al caldo, perché ad Amsterdam onestamente fa sempre freddo e l'estate praticamente non esiste, se non per 2-3 giorni in tutta la stagione, ma vi giuro adesso non vedo l'ora di tornare un po' al fresco, perché in questi, cioè ci siamo beccati la heat wave, cioè veramente questo caldo che a Roma, io non so romani voi come vivete, vi giuro, perché tra Roma, Napoli e Venezia la città più calda era assolutamente Roma. Io non so come voi possiate vivere in estate con queste temperature, so che non è sempre così, ma in questi giorni quando ci siamo stati noi a Roma c'erano 38 gradi e mi sa che poi appena siamo ripartiti si sono alzate ancora di più le temperature, fino ad arrivare tipo a 41 gradi, una cosa del genere, veramente, cioè io se abitassi a Roma dovrei vivere praticamente al chiuso con l'aria condizionata, quindi davvero ragazzi. Poi altra cosa, romani, ma come fate con tutta la gente che c'è? Cioè non si riesce a camminare perché è strapieno di gente, strapieno di turisti. Roma è sempre meravigliosa, cioè Roma è la città eterna, Roma non ha bisogno di descrizioni, è Roma, però davvero non, cioè, con tutta la gente che c'è io non so come fate, cioè nel senso abiti a Roma e dici boh vabbè oggi vado a farmi un giretto per il centro, perché tra l'altro sto applicando il fondotinta, quello di Estée Lauder, il Double Wear, questo protezione 10, che male non fa, sopra la protezione 40 abbondiamo ancora con un po' di protezione di SPF. Comunque sì, io dico ma vado a farmi un giro per il centro a Roma e in realtà tipo non si riesce a camminare, quindi la strada che faresti in 5 minuti la fai in un'ora e mezza, quindi veramente romani, tanto di cappello a voi, spiegatemi come fate, o non andate mai in centro, specialmente quando c'è l'alta stagione turistica, oppure veramente non so come fate, io mi inchino a voi. Napoli è stata bellissima, abbiamo mangiato bellissimo, la gente a Napoli ha uno spirito che è secondo me unico in tutta Italia, ti diverti, tutti cantano, tutti ridono, tutti hanno il sorriso, c'è questa cosa veramente, mamma mia, che lo dico sottovoce, lo dico, non lo dico, però gli olandesi, cioè veramente, non c'è proprio paragone, non c'è proprio paragone con l'Italia in generale per il nostro spirito allegro, ma Napoli è stata, niente, Napoli è speciale, cioè io ancora mi ricordo quando ho fatto uno degli incontri che avevo fatto a Napoli e tutti, quando sono uscita, tutti si sono messi a cantare, tutti che applaudivano, cantavano, ballavano, cioè avete veramente, napoletani, uno spirito giocoso, allegro, che penso che tutto il mondo vi invidi e io sicuramente, quindi anche lì ci siamo divertiti un sacco. E poi per la prima volta ho visto Napoli bene, perché ogni volta a Napoli ci sono sempre solo stata per lavoro e quindi finalmente mi sono goduta il castello, mi sono goduta i quartieri spagnoli, abbiamo esplorato tutte le, appunto, tutte le viette, quelle strette in salita, e poi è stato bellissimo perché il Napoli, lo sappiamo, ha vinto il campionato di calcio quest'anno e quindi tutta Napoli è addobbata e tutti stanno festeggiando e penso che lo faranno per tutta l'estate ancora, quindi anche Napoli è stata magica, sono strafelice. Sto facendo un po' un riassunto di questa vacanza. Pompei, bellissimo, finalmente ho visto Pompei, non c'ero mai stata.
I musei vaticani, anche questi, sono felicissima di averli visti. Ho visto la Cappella Sistina, ho visto la Pietà di Michelangelo, cioè da italiana non potevo veramente non vedere questi posti, quindi ho dovuto trovare un ragazzo canadese che mi portasse a visitare il mio paese. E poi vabbè, che cosa c'è da dire su Venezia? Lo sapete, Venezia per me è la città più bella del mondo. Amo tornare a Venezia, io, cioè, è come se in un'altra vita io ci avessi vissuto in quella città, perché ho un attaccamento a Venezia che non mi so spiegare e ce l'ho sempre avuto, quindi qualcosa ci deve essere di misterioso sotto, perché Venezia è nel mio cuore, cioè è come se fossi veneziana, non lo sono, ma quasi. Vabbè, il nostro dialetto è molto simile. Tra l'altro, l'unica cosa che è veramente, veramente di Venezia, io non sopporto, sono le persone che fregano i turisti. Cioè, siamo stati, vabbè, non entro nei dettagli, ma abbiamo fatto un giro in gondola con poi il gondoliere che si rifiutava di farci pagare con il bancomat, cosa che per legge bisogna fare. Parlando in dialetto veneto stretto, pensava che io non capissi, ma se mi dici skei, è la stessa identica cosa del mio dialetto triestino, quindi io ti capisco perfettamente, quindi sono intervenuta perché pensavano parlassimo soltanto inglese. E poi invece, quindi dicevano delle cose non molto simpatiche e quindi sono intervenuta, ci sono rimasti, però sì, non... questa è una cosa purtroppo di Venezia che succede molto molto spesso. Ovviamente ci sono le persone oneste, ci sono le persone disoneste, ma a Venezia questa è una cosa che mi dispiace moltissimo, perché anche portando ovviamente il mio ragazzo e la sua mamma a Venezia è... vedere che cercano di fregarci in questo modo, cioè mi dispiace anche perché comunque dà una brutta immagine. Non sto parlando solo di questo gondoliere, sto parlando di un sacco di cose diverse che sono successe a Venezia, e se devo trovare una pecca di questa città è proprio questo, appunto il fatto che cercano tanto di fregare i turisti, perché probabilmente sanno che comunque Venezia avrà sempre turismo, però non è... non è una bella cosa, ecco, cioè abbiamo una città così bella, dovremmo anche accogliere le persone in modo onesto, perché la cosa di rifiutare il bancomat oppure di tentare di includere spese negli scontrini che non dovrebbero esistere, purtroppo la vedo molto spesso a Venezia, ma l'ho vista soprattutto stavolta perché sono stata lì con due persone che parlavano inglese, quindi tra di noi parlando inglese appunto ci hanno tentato di fregarci in lungo e in largo, e questa cosa mi dispiace perché da italiana mi dispiace, ecco, non dà una bella immagine del nostro paese e onestamente succede più a Venezia che in altre città, poi magari è stata solo la nostra esperienza così, ma è un po' un peccato, ecco. Nel frattempo terra e blush, ho applicato la Hoola di Benefit e il Dandelion Blush, sempre di Benefit, nei miei mini size, travel size, super super comodi. Adesso matita sopracciglia, ho quella di Diego Dalla Palma, sempre colorazione 101. Ieri sono stata anche a fare i colpi di sole qui da Goran Wieler a Trieste, come sapete ormai, cioè dopo che ho fatto, l'ultima volta ho fatto i colpi di sole ad Amsterdam, ragazzi, me li hanno fatti malissimo. Tra l'altro io vado in uno dei parrucchieri migliori della città, le extension me le fanno bene, ma vi giuro, io, cioè, l'ultima volta che ho fatto i colpi di sole mi hanno fatto una ciocca bianca, sono dovuta tornare, poi me l'hanno un po' scurita, insomma, proprio una cosa che voglio evitare. E continuo a voler andare solo da Goran Wieler a fare il colore, cioè sono bravissimi, non deludono mai, e quindi cerco di aspettare e di tornare a Trieste per fare i colpi di sole lì, perché veramente io ad Amsterdam ci ho provato, ma anche andando dal parrucchiere migliore, più caro, che comunque dovrebbe essere eccellente, non hanno l'eccellenza nostra, quindi... voglio sempre solo tornare da loro, quindi sono molto felice. L'unica cosa è che le mie extension, penso con il mare, perché sono stata al mare in Sardegna e sono stata al mare qui a Trieste, le extension sono diventate un pochino arancio, quindi dovrò soltanto far tonalizzare quelle e devo farlo per forza nel salone di Amsterdam, quindi se vedete la differenza è perché questo è il colore che dovrei avere, ma le extension dopo un po' è come se...
perdessero il freddo e virassero ventro verso un colore più ramato, quindi ogni volta succede la stessa cosa e quindi dovrò tornare a tonalizzare l'extension, ma sono stra felice che i colpi di sole, vabbè, adesso i miei capelli sono un disastro naturalmente, ma ieri avevo anche la piega. Poi mascara, questo è il Pillow Talk di Charlotte Tilbury, anche questo ovviamente in versione mini size. Mi state dicendo che vi mancano tantissimo i gattoni, quindi sono felice di filmare un vlog oggi, così li vedrete alla fine di questo video. Per voi passerà qualche minuto, per me diverse ore, ma sto facendo il conto alla rovescia per quando li rivedo. Naturalmente in realtà in questi giorni Lucy, la mia amica che si prende cura di loro, mi ha mandato un sacco di video, un sacco di foto, quindi sono super tranquilla, poi loro la adorano e si è fermata a dormire da me quasi ogni sera, quindi in realtà non sono mai stati soli, però sì, non vedo l'ora di rivederli. Ultimo step, rossetto, questo è di She Glam in colorazione, questo è il mio preferito, in colorazione Rule Breaker, ragazzi, e questo è quello che mi rimane di questo rossetto. Cioè, era per una collaborazione, mi è stato spedito per una collaborazione, ma quando accetto una collab perché veramente mi piacciono i prodotti, e questo è quello purtroppo che mi rimane. La figata di questo rossetto, oltre al colore, questo è il mio colore preferito di tutta la gamma, è che è completamente no transfer e la durata è pazzesca. Quindi, make up fatto, bisogna lasciarlo asciugare un paio di minuti e poi è appunto no transfer. Make up finito, adesso sistemo un attimino i capelli e poi andiamo a fare colazione. Andiamo. Ma potete aprire un po' di più la tenda? Adesso prova a chiedere, signora. Grazie, grazie. Grazie. Eccoci qua. Sì. Croissant, che noi chiamiamo brioche al cioccolato. Croissant, brioche alla crema. Due spremute, macedonia di frutta, due cappuccini e mia mamma. Solo un ristretto. Ciao a tutte. Ciao mamma. Ciao. Mia mamma solo un ristretto. Però rigorosamente Illy. Siamo all'aeroporto di Venezia, mio papà ci ha accompagnati e purtroppo adesso l'ho salutato, ma lo rivedo in realtà perché lui mi aspetta sempre, c'è tipo ogni giro che faccio della fila, lui sta là e quindi ogni volta che ripasso con la fila in quel posto lo saluto. Mi sa che adesso sarà l'ultimo saluto perché poi da lì passiamo alla security, c'è una fila veramente, cioè una cosa folle, quindi non viaggiate di sabato, per noi era l'unica opzione, ma non viaggiate di sabato. Ma in realtà si sta muovendo abbastanza veloce perché è arrivata in aeroporto, ce la siamo presa comodissima, consegnato i bagagli, chiacchierato con mio papà e poi abbiamo visto questa fila allucinante, convinta di perdere l'aereo. In realtà si muove molto velocemente, quindi sono organizzati bene, hanno tanta gente alla security, tanta polizia, quindi dovremmo farcela senza nessun problema. Il nostro volo ha una decina di minuti di ritardo, niente di che, ma ci aiuterà nel caso non dovessimo farcela proprio in tempo. Come al solito sto esplodendo perché mio papà ogni volta mi porta i panini, stavolta ha portato i panini per me, per il mio ragazzo, è stato fantastico, ma non vedo l'ora di arrivare dai gattoni. Ecco mio papà. Ciao papà. Ciao Serezno. Le buone tenie. Voilà papà. Abbiamo fatto in realtà dopo due ore, forse non proprio due ore, ma praticamente abbiamo fatto tutta la fila alla security, finito, hanno controllato entrambi per dei controlli a campione che non mi era mai successo, con il tampone, hanno tamponato le nostre mani, le nostre scarpe, tutte le nostre borse, vabbè, in realtà è durato poco, poi ci hanno lasciato subito andare, stranissimo perché controlli a campione, ma entrambi, vabbè, e, però sono stati molto gentili, in realtà l'aeroporto di Venezia sono sempre gentili e una volta arrivati al gate, che cosa succede? Hanno bloccato il boarding perché per il tempo, perché stava diluviando,
e quindi poi ho chiesto alla hostess di terra, mi ha spiegato che le scale non potevano essere attaccate all'aeromobile in modo sicuro se c'è così tanta pioggia, quindi abbiamo dovuto aspettare che finisse di piovere e adesso ci siamo finalmente imbarcati. Abbiamo un po' di ritardo, ma sono felice perché quando ho sentito l'imbarco è stato sospeso ho pensato oh mio Dio, non partiamo più. Invece sì, ce la stiamo facendo, siamo in aereo e tra poco si parte e rivediamo i gattoni che non so, cioè mi sto chiedendo ma si ricorderanno chi sono. Good afternoon, welcome aboard from the flight deck, mommy. Tantissimi, comunque avete notato i tatuaggi del mio ragazzo, sappiate che anch'io li adoro. They were just commenting about your tattoos and how everybody loves them, so I was like filming your tattoos. You want to make a toast? It's a movie night. To movie night. Cheers. Eccomi con Bubu. Con Bubu. Ciao. Ciao miei fans. Mio Bubu. Con le macchie di rossetto. Bubu. Mi sei mancato Bubu. Mi sei mancato Bubu. You got a stellina? You don't trust me? No, it's not that I don't trust you. I'm teasing. Because I can't hold her, she doesn't want. You got a stellina? You got a stellina? Eccola la nostra regina. Eccola la nostra regina. Ciao patatina. Come potete vedere ho dovuto buttare il tappeto perché Denver ha lasciato una delle sue sorprese. Nel frattempo abbiamo preparato anche un aperitivino. I gatta stellina. Oh, mi sei mancata anche tu, gatta stellina. See this? What's that? They dropped all these little magnet things in here. What did he say? Marvelous. È arrivato il nostro sushi e il mio ragazzo vuole dare un po' di sushi. Ammazza, that's a lot. They're a cat. Okay. They can eat the whole fish. Che viziata, guardala, guardala. There you go. Mamma mia. Lui li vizia così, io no, solo lui. Only you spoil them like this, I never give them this much. Mia family, noi ci stiamo guardando un film di 007 adesso perché piacciono al mio ragazzo, io non ne avevo mai visto uno. Mi sa che vi saluterò qui perché una volta finito il film mi metto subito al montaggio del vlog di oggi, che so è stato un po' all over the place essendo una giornata di viaggio, ma ci tenevo a portarvi con me e a farvi rivedere subito Catastellina i gattoni. Petatina mia. Gatto Denver? E gatto Denver? Bubu. Quindi mio family, io vi mando un bacione gigante. Mi sa che ho ancora un altro video da caricarvi
delle vacanze in Italia, ma penso che vi caricherò prima questo e poi l'altro. Quindi, via family, questo è quanto, sono un po' ubriachella perché dopo lo spritz appunto in volo ne stiamo bevendo un altro qua, quindi io vi mando un bacio gigante, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!